Percorso 12? Ah, ok. Cioè, quello era l'11 vuoto, praticamente. C'erano due nemici. Ho capito. E lì ci sono dei pungiglioni. Samsung, ciao. Te sei una capa qua, vero? Ti stavo proprio cercando. Ho pensato che se vuoi esplorare Ulla, il modo migliore è farlo in groppa a Mazdale. Per ringraziarti per quello che hai fatto ad Akala, chiama passaggio con Mazdale. Lo volevo fare quando siamo incontrati a Malie, ma poi ho notato quanto è carina Lilia e mi sono distratta e alla fine mi sono scordata. Non è che aspettavo di vederti nei pasticci per correre in tuo aiuto, eh? Cavallo dice diversamente. A proposito, tu conosci quelli dell'ultrapattuglia? Li ho incontrati, li sto aiutando. Vabbè, più o meno. Credo che siano venuti qui per cercare una soluzione a qualche loro... a un qualche loro spinoso problema. Se sono nei guai, possono sempre incontrarsi la vita di Pokémon e degli abitanti di Alola. Bene, per la prossima prova prosegui dritto verso il villaggio Tapu. Buona fortuna per il giro delle isole, faccio il tifo per te. Sì, non è che li sto aiutando chissà cosa, per ora, però. E poi, sinceramente non so... No, è finito il potere. Sinceramente non so quanto li vorrei aiutare, diciamo. Cioè... interessante, ma non mi sembrano molto affidabili. Diciamo così. Sabbia, pietre ed erba secca per dire d'occhio. Con fuoristrada. Con il fuoristrada Mazdale? Prego, dimmi che si trasforma in un fuoristrada veramente. Ah no. Perché lo sto guidando a modo di chopper? Vabbè, ci sta lo stesso. E non, anche se non capisco perché non ha piedi. Ehi là! È carino. Quello ci sta. Fammi vedere un attimino che schifezzine troviamo qua. Non c'è niente. Va bene. C'è il piccolo Mudbray. Sarebbe lui, però. L'ho già detto. Il tipo terra mi sarebbe interessato. Però il problema è che è terra normale. E terra normale ho già un tipo terra. Quindi non posso. Cioè, scusa, ho già un tipo normale. E mi darebbe anche alquanto fastidio averne un altro. Cioè. Soprattutto del tipo normale, che frega niente, fa schifo. No, dato che li ho comprati, no? Prima o poi potrei usarli anche un pochettino. Adesso non so, perché i livelli sono abbastanza altini. Cioè, ho beccato il Mudbray, per esempio. Mudbray era 31. Non è malaccio. C'è il Team School. Sì, sono dei tossici. E sì, sì, appunto, anche vedere da lì. Questa è una scorciatoia per arrivare in là. È pieno di gente comunque. Coda drago. Con un colpo fa volare via 5. Fa volare via qualunque. 5. Fenomenale. Se vedete, sconfiggi l'entore del 12. Va bene. Questa cosa è carina e mi ricorda molto Mountain Surf. Ok. Sono tantissimi gli allenatori, però scusa un attimo. Vabbè, va bene, per carità. Mi ricorda molto la cosa di scalate per letto. Quindi ci sta, però in scalate veleto era ogni percorso, qua no. Questa battaglia mi ha fatto molto ridere. Perché tipo vedevi Gaetano scienziato che andava con Porygon, difesa X, potentissimo, magneto scesa, grandissimo. E poi arrivava Oranguro che diceva no. E lo disintegrava. Ed è andata così. Oh, attenzione! 1200 risparmiati, voglio. Certo che girare con tre Pokémon. Sì, 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 vai, butto. Girare con tre Pokémon a questo punto del gioco è imbarazzante, eh. Posso dirlo? Posso dirlo. E anche Oranguro 35. Bene, adesso mi sento soddisfatto. Vorrei il prossimo membro della squadra. Che non so chi può essere, cioè nel senso. Cioè, so chi voglio, ma non so dove si trovano. È tutto lì il problema. Allora non c'entra, sento il verso di un Mudbray ogni tanto. E di là abbiamo fatto. Non volevo sfidarti, vabbè, fa lo stesso. Mamma mia, Sandygast, raga. Se non avevamo in squadra Decidueye che copriva la parte spettro, Palossand era in squadra. Monte Tepore. Ok, aspetta un attimo però, perché a mancare della roba. C'è il Surf Mountain. Si butta su. Qua c'è il Surf Mountain da usare.
c'è la zona di qua che non so dove cacchio si va. Percorso 13. Oddio, no, 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 fermo, fermo. Buono. Sto andando un po' in là. Vai pure. Non so se dobbiamo fare qualcosa qua in spiaggia. Però sicuramente se posso battere gli allenatori, anzi, così andiamo anche da quell'altro. Che ci dà. Ah, beh, è perché sono vicino alla spiaggia. Ci vediamo spesso. Quando ci siamo visti prima non mi hai detto niente, comunque. Quando mi ricerca sulle forme di giornale, se poi con dominanti sono un punto morto, mi dedico al Serpentine. Il mio segreto è per ricaricarmi. Eppure per quanto mi impegno non riesco a battere il punteggio di quel tizio in kimono. Chi sarebbe? Divertiti nel tuo giro dell'isola e raccogli tanti residui. Ti aspetto da Calà sulla spiaggia di Kantai. Sempre là devo andare, quindi? Mi ha fatto scendere dal Mazdale addirittura, incredibile. Potentissimo. E sì. Cos'è sta roba? Una bottiglia con cosa dentro, eh? Tu che stai leggendo questa lettera, un grosso favore da chiederti, potresti portare questo messaggio a un allenatore di nome Libero. Si trova a Ula Ula. Lo incontrerai sul promontorio vicino a Malie. Potresti anche sfidarlo in una lotta, lo farei io, ma intanto fatti avanti tu per testare la tua forza. Scherzo, ovviamente. Qua ce ne sarà un Crabrawler, no? Ok, non ho capito. Libero vicino a cose di Malie. Ok, non penso di averlo trovato. O forse sì. Tutti gli slopo di Sofia sono sotto la custodia della regione di Alola. E gliel'hanno data a Galar la forma, comunque. Siamo già a due. Corsola e Slowpoke. Va bene, farò finta di nulla. Ok. Non posso andare in acqua. Eh no, in questa no. Salve signorina, sempre un piacere. Bene. Un tizio di nome Libero, quindi. Ma non ci sono venuto qua? Ai ai ai. Salve. È un secondo, una cosa importante, dica. Lascia che mi prendi solo Lance. Il mio nome non ti dice niente? Allora sì, il nome. E basta. È presente all'inizio delle lotte, il modo di lanciare la Pokéball, la posa che si assume. Fa tutto parte dello stile di lancio. E indovina chi è il generale coreografo che ha detto queste cose, ce l'hai davanti. Ora sto cercando un successore ed è qui che entri in scena tu. Vorresti imparare un mestiere sopraffino alla richiesta di un vecchietto con cuore, potresti? Sì. Trovi un erede. Presto orecchio, ecco tutto quello che devi sapere sullo stile di lancio. E qua hanno messo anche gli stili di lancio, quindi. Disinvolto. No, che poi in realtà. Ah no, a Kalos c'era lo stile dei pattini, mi ricordo. Sì, sì, non mi interessa un cacchio, grazie. No. Voglio vedere anche che Pokémon c'è lì a sto punto. Scusa un attimo, eh. Tocca vedere un attimino la zona. Mi fa ridere però che troviamo Oak ovunque. Il mare lava via tutto, proprio come nube. Ok. Alola. Sai, il Grimer di Alola è una varietà particolare. Il Grimer è originario di un'altra regione. Il nostro è un Pokémon naturalizzato. I Grimer si nutrono di rifiuti, che però qui allora scarseggiano, quindi devono contentarsi di rifiuti casalinghi. E infatti, tipo, probabilmente si... cioè... no, aspetta, in realtà non ha senso. Il colore di Mac, che è arcobaleno, è un po' appunto il colore del detersivo di quei prodotti chimici, no? Che non ha senso, però, cioè, avrebbe più senso questo nelle fogne, perché c'è l'acqua di scarico e tutto, e quell'altro che è pattumieroso... viola nel rifiuti casalinghi. Non sai che quelli che mangiano non puzzano perché trattengono i gas velenosi all'interno. Attento ai cristalli. Ho una cosa per te. Un cristallo velenoso di Mac. Buon divertimento col Pokédex. E se ne va. Ho capito. Te sei libero? Ah sì, è lui. Non vi conosco io, però. È una lettera di sé da parte del mio idolo Yasur. Ambasciatore non porta pena e tu in fondo hai trovato il messaggio, ma ti va di lottare? Sono curato apposta, però. Sei un tipo sveglio, cominciamo. Dai. Io continuo a non capire i livelli, questo era il 28. Yasur mi ha aiutato molto quando abitavo accanto. Allenatore in palestra. Allenatore in una palestra famosa e il suo stile di lotta mi ha sempre ispirato.
Yasura Kanto. Ma chi è? Ma chi è? Ultimamente ho avuto un brutto periodo e non mi sono più fatto sentire. Ho bisogno di contattarmi. Certo che è stato un metodo assurdo. Un miracolo che il messaggio mi sia arrivato. Anche se non c'entri, è bello lottare con te. Tieni, questo è il regalo. Ah, ok, dicevo che mi dava il cristallo Yasur Z. Non... quasi quasi parto per il giro dell'isola. Mi serviva per migliorare come allenatore vicino al mio idolo. Poi andrò accanto e gli farò vedere quanto sono diventato forte. Fai quel cacchio che ti pare. Ma Yasur accanto. Un capo palestra, poi? Vabbè, fatemi sfidare, anzi, fatemi vedere. Sì? Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Per oggi può bastare, andiamo a casa. Mac, no, quello è un Grimer. Vai a giocare dall'altra parte, stiamo lavorando qui. Che modio, questo ragazzo penserà che gli abitanti di Mali sono dei veri burberi. Tenendo per vedere cosa facciamo qui, non fare niente di male. Sì, cioè, voglio dire, presidente. Ragazzino, lascia che ti spieghi. Non ti ascolto più, sei uno stronzo. In questa struttura ci occupiamo dello smaltimento dei rifiuti di Alola. Lavoriamo in collaborazione con i Pokémon, raccogliamo i rifiuti. Grimer e Mac li mangiano. No, non li smaltiscono, li mangiano, sì. Mac, il Mac del presidente ne mangia anche 10 tonnellate in un solo giorno. Io e il mio Grimer siamo ancora in prova. Diciamo che stiamo facendo il tirocinio. Momento, perché quello non è il ciondolo delle isole? Anche io ho affrontato le prove da bambino, però erano troppo dure per me, mi sono arreso subito. Sfigato. No, no, cioè, dicevo, peccato. Senti, ragazzino, stavo pensando, Max sembra aver mangiato un po' troppo. Vuoi fargli fare un po' di movimento così digerisce? Potrebbe essere un problema, eh. Che altro perché è veleno e quindi psico, ok, ma è buio anche, quindi non funziona. Cioè, scusate un attimo, mi aveva avvelenato... E per togliergli il veleno ho usato lo stesso cotton fioc che ho usato per Oranguru per togliergli la paralisi. Ma gli altri strumenti che cacchio servono? Il phon, il pettina capelli su Araquanid poi incredibile. Cioè, a che cacchio servono quei prodotti lì? Vabbè, cioè allora c'ha ragione gli uomini a farsi la doccia con lo shampoo 15 in 1. Scusa. Boh, come pensavo ci stai proprio a fare ragazzino. Ci rendi che forza hai sconfitto il Mac del presidente. Non sarete lì con le mani in mano, il prossimo sei tu. Il mio Grimer non ce la potrà mai fare. Niente ma, alla minima difficoltà ti rendi subito come quando eri piccolo, durante il tuo giro delle isole. Fatti forza, non sei più un bambino perché prendessi in mano l'azienda di famiglia, ma così non è possibile. Papà. Non farmelo sfidare però, va bene. Non scapperò più e farò del mio meglio. Adi. Sì, sì, va bene. Attenzione ad Araquanid, 36 si prende il podio, eh. È primo per ora, ha superato Desiduan. Va bene, tanto Desiduai avrà i suoi momenti. Ascolta, mi dispiace, sono proprio un incapace. Sei ufficialmente assunto. Grande. Cosa? Papà? Non chiamarmi papà, sono il presidente e ti ho assunto. Anzi, ti nomino presidente, mi sostituirai alla direzione dell'azienda, hai capito bene? Hai avuto il coraggio di batterti contro questo formidabile allenatore che hai riuscito persino a sconfiggere me. Tu e il tuo Grimer vi siete fatti sotto con grande coraggio. Era da tanto che volevo vederti così. Sei il mio degno successore, l'azienda chiude tra 24 ore. Presidente, anzi, no, ex presidente. Sei licenziato. Ragazzino, grazie per l'aiuto. Scusa se ti coinvolto in questa questione. Quando ho visto il tuo ciondolo mi sono detto che era un'occasione da non perdere. Per ringraziarti per farti il regalo, è storto, ma. Che è torto. Grazie. Il mio giovane e coraggioso presidente, qui sono più tranquillo. Spazio di vedere continuare ad essere in buone mani. Certo, ex presidente. C'è bisogno di chiamarlo ex presidente, comunque adesso. Allora, no, qua non ce l'avamo proprio venuti comunque. Mamma mia, che scarso. Cioè, avevo detto tipo, no, sì, lo esplorerò, poi mi sono perso, ovviamente. E non ho più esplorato un cacchio. Te devi essere eliminato dalla terra, vero? Torniamocene al volo qua, perché c'era lui, mi pare. La tua missione di sconfiggere il percorso è stata completata con successo. Si è guadagnato l'ora di affrontare me, il re del percorso 12. Vai, va bene. C'ho Oranguru un po' in là, però va bene. Niente, ormai Araquanid ha preso il via. 37 per lui. Coda drago. Va bene. No, cioè, aveva Pinsir e l'arvesta. Coda drago. C'è la sensazione di regnare su un territorio così limitato. Ad oggi punterò alla conquista del mondo intero. Io appunto alla conquista del centro Pokémon invece, grazie.
Ma se io andassi qua, quindi non avanti, che zona è questa? Che c'è gente? Salve. Centrale geotermica, ok. Ho visto un coso. Ho visto. Promesso. E in realtà possiamo anche provare ad andare da coso. Da Hook. Timer Ball va bene, va sempre bene la Timer Ball. Ne dovremmo prendere di più. E non ho capito. Centrale geotermica? Sempre la centrale elettrica, qui intorno ci sono sempre più Pokémon di tipo elettro. Alcuni non li avevo mai visti prima. Magnemite tipo. Ho capito. Allora lì c'è uno da sfidare, poi arrivo. Benvenuto alla centrale geotermica, trovi le spiegazioni dettagliate sul funzionamento della centrale, diverti a leggerle tutte e impara più che puoi. Devo? Sono in viaggio di salita con la scuola, siamo venuti con l'Exegator Boost. Non me ne frega niente. Anidride carbonica di scarto non sono nocive per l'ambiente. Lavori di trivellazione portati avanti con l'aiuto di Pokémon. Si scava vicino ai vulcani alla ricerca di vapore acqueo sotterraneo. Vabbè, ok, cioè sono robe tecniche per capire la zona. Sono scienziato della centrale geotermica. Oh, insomma, Magnemite, ti ho già detto che se ti ingozzi di elettricità, provochi un blackout. Non è toccata niente. Ti aveva spaventato, ma in nome del mio Pokémon non farci caso. Accetta le mie scuse e questo MT. Grazie. Grazie. Adoro l'elettricità, ma a casa me l'hanno staccata. Se non paghi le bollette. Ad ogni modo la porto. Allora ogni tanto la porto qui alla centrale. Immagino che l'elettricità appena fatta abbia tutto un altro sapore. Sì, l'elettricità è un piatto che va servito caldo. Questo terreno secondo me dei Pokémon enormi e straordinari. Dipende. Ma allora c'è qualcosa che posso fare qua o mi hanno regalato un MT e basta? Sbaglio, si dice che un Pokémon enorme abbia creato i vulcani di Hoola Hoola? Allora. In teoria il leggendario dei vulcani è Itran, giusto? Però non mi ricordo se è in sesta, credo sia in sesta gen Vulcanion. Che io la sua storia tra l'altro non l'ho capita. Cioè Vulcanion sarebbe tipo l'unico fuoco acqua, ma non c'è. Non lo so, non capisco quella roba lì. Salve. Ad allora il magma prodotto dalle eruzioni vulcaniche solidifica in filamenti vetrosi lunghi e sottili. Se avevi i peli sulla testa di Diglett sono fili metallici che questo Pokémon usa per esplorare i dintorni e per comunicare con i suoi simili. No, in realtà sono capelli e loro sono i ricchi e poveri. No, chi è che erano? Che c'era la meme? Non erano i Poo? Oddio, non mi ricordo. Era quelli tipo... No, non mi ricordo come facevano. Però tipo venivano presi... C'era una band italiana. Erano loro. Soprattutto... Va bene, Eric. Soprattutto Ductrio. Ma non sciogli lingua. Impegnati a completare il Pokédex. Sì, sicuramente. Mi sto impegnando tantissimo per farlo. Va bene, non c'è nient'altro. Grazie comunque, cioè per carità. Qua c'è qualcuno di nuovo? Oh! Hello! Olè! Ebbene sì, ragazzi. Ebbene sì, Togedemaru entra in squadra. E certo. Acciaio elettro, tra l'altro ho visto questo qua c'ha magneto ascesa. Quindi praticamente ti sollevi e inizi a evitare gli attacchi terra. Hai vinto, cioè, vabbè. Non è l'Ixros ovviamente, però insomma. Con anche l'acciaio non è male.
E poi c'ha spine ferrato, visto che fa danno se subisci un attacco, penso fisico. Guarda che bellino. E poi ovviamente il nome, cioè il nome suo è Togedemaru, cioè quanto è epico. Quanto è bello chiamarlo tipo Togedemaru, no? Quelle robe lì. Bellissimo. Andava preso. Andava preso obbligatoriamente. Oh, salve. Vabbè, pietra solare, ok. È un altro che non evolve, ahimè, però va bene, a me piace, quindi ci sta. Tra l'altro sto guardando l'acqua, ne dei 37, gli altri li lasciate un attimino indietro, eh. Toccherà portare su anche loro. Boh, comunque se non c'è altro qua da fare, vado avanti. Cioè, in realtà stavo guardando là in basso e ci sarebbe quell'altro pezzo di strada che non capisco. Tipo qua. Cioè no, è là, è là. Ah beh, forse è un pezzo interno che si raggiunge da un'altra parte. Può essere. Ma aspetta, questo è il percorso? Vabbè, Samsung sei tu? No. No, sono Giovanni, il Team Rocket. Quel Togedemaru era veramente tosta, ma alla fine ce l'ho fatta anch'io a superare la prova. Affronta il mio. Sento di essere diventato più forte. Chris mi ha detto. Chris mi hai detto? Chris mi hai detto che tu invece l'hai superato in 448. Wow, non finisci mai di seguirmi, Samsung. Meriti un bel regalo. Ah, va bene. Spacciatore di pozioni. Oh no, quanti strepiti. Quanto strepiti? Da dentro si sente solo la tua voce. Ma boh. Rieccolo. Il Team Skull è alla ricerca di un Pokémon chiamato Cosmog. Voi ne sapete qualcosa? No. Se anche sapessi qualcosa non lo direi di certo a te. Cosmog di per sé non è particolarmente forte. Tuttavia, potrebbe essere in grado di invocare un Pokémon dalla potenza inaudita. Un Pokémon che potrebbe seminare distruzione in tutta Alola. Distruggere Alola? Ma è terribile. Ci deve essere qualcosa che possiamo fare per impedirlo. Se scoprite dove è Cosmog, cercate in ogni modo di proteggerlo. Io non posso aiutarvi, in fin dei conti lavoro per il Team Skull. Voglio darvi un consiglio, però. Proteggete Cosmog ad ogni costo. Qui c'è qualcosa di poco chiaro comunque. Come avrà fatto il Team Skull a sapere dell'esistenza di Cosmog? Che vuoi dire? Aspetta, dove stai andando? Leggerla senza cliccare ta nessun tasto sarebbe stato bellissimo perché lui era fermo. Dove stai andando? Ma sono qua. Hai sentito? Se il Team Skull sta cercando Cosmog, Lilia potrebbe essere in pericolo. Questa storia sta prendendo una brutta piega. Che è certo che dobbiamo proteggere Lily e Cosmog. Meglio non perdere tempo, vado subito ad affrontare la mia prossima prova. Sarà un ottimo allenamento sia per me che per il mio adorato compagno di avventura. Comunque ho ripensato alle parole di Guzman e ho preso una decisione. Non mi sono mai sentito così motivato. Completerò il giro dell'isola e farò in modo che sempre più persone possano conoscere le lotte di Pokémon. Anche se mi sa che il mio compagno di avventura aveva qualcosa di diverso in mente. Tipo? Non lo so, cioè, dormire. Cosmog sarebbe Nebulino, giusto? Lui e Lilia. Ok, sono in pericolo. Sì, dipende. Creatori sconsiderati. Cos'è? La pensione? In ogni senso c'è un Pokémon che sta aspettando il suo allenatore. È un Charmander? Per caso? Posso vedere le stanze? Posso prenderlo io? No, vabbè, facciamo che lo lasciamo. Cioè, alla fine non è mio. Posso rubarli. Edi, oh. Ciao, 48, vabbè. Ancora ce n'è. Quello è finto. Ok, allora non ho capito se questo è un percorso. Pare di sì. Là c'è la prova. Ok, pietra lunare. Cioè, là c'è la prova. Là c'è la prova da fare prima. Quell'acqua non possiamo neanche andarci, quindi ancora meglio. Guarda. Sono più che contento. Te? Una volta ero un pescatore, ma un giorno ho pescato una tavola da surf ed eccomi qua. È una storia incredibile. Però questo vuol dire che qualcuno non ha più una tavola da surf. Come chi abita nel deserto Hoenn apprezza l'oasi di vegetazione, così un allenatore che comprende i rapporti tra tipi apprezza i Pokémon di tipi diversi.
Non mi sento di dire nulla. 49. Vabbè, la si va avanti, ok. Ma è un nano? Ah no, è accovacciata. Me ne sto qui perché sono di guardia. Ah, ok. Ma è tipo un negozio school. Bella raga. No, voi siete dei ribelli, vero? Anche il Team School in origine era un gruppo cappeggiato da un vecchio Kauna. Finirono per provocare la collera del Tapu. Cioè, non lo so, vivono nelle roulotte. Mi sa di sì. Come ti permetti di entrare senza essere invitato? Ha ragione, eh. Vuoi sfidarmi? Perché no? No, ora ho un sacco da fare, ma ti avrei stracciato, che credi? Tieni, prendi questa. Mi dà un... Ah, ok. Ma dicevo che mi dava un... Che si chiamano quelle monetine di merda lì, che sei. Tempio del raccolto dove Tapu Bulu se ne sta tutto solo? Allora, là c'è l'ingresso, suppongo, per il deserto, perché vedo una specie di deserto. Deserto Aina, sì, Aina. Pile di pietre, 2, 1, 4, 3, ma chissà cosa significa. Ok, teniamo a mente questa soluzione, ma me ne scorderò tipo appena esco da questo percorso. Quindi spero di doverlo rileggere dopo, di ricordarmi perlomeno. Villaggio Tapu, eccoci. È il luogo in cui i Tapu apparvero per proteggere il monte Lanakila, la cui vetta è il punto di allora più vicino al sole e alla luna. Ma ormai resta solo il nome se siamo in aria di questo passo. Di questo? Tempio? Di passato! Le ho dette tutte. Ormai dovremmo essere quasi arrivati. La resistenza Eder, Samsung? Il capitano dovrebbe essere lì. Continuando a dire, si arriva a piedi al monte Lanakila. E là in cima costruiremo la nuova lega. Il professore ha detto che le leghe Pokémon delle altre regioni sono capeggiate da quattro allenatori fortissimi chiamati Super 4. Ok, quindi allora non è una sua invenzione la lega Pokémon, ma lui sa. Semplicemente vuole portarla qua. Cioè, lui sa che esistono le altre regioni con le altre leghe e come funzionano. E quindi ha detto, non c'è Adalola, la voglio fare. Chissà se sono più forti Super 4 o Kauna. Secondo me il più forte è il nonno, che ho battuto come primo nemico, sì. Non vedo l'ora di scoprire se ho ragione. Cioè, l'ho battuto come primo e non ho capito se Au l'ha battuto o no. Cioè, da quello che si capisce, no. Ma non potrebbe venire avanti allora. Allora, Samsung Gao, allora a voi. Questo è il villaggio Tapu, eh? È una delle tappe fondamentali della nostra investigazione. La sua storia è ricca di avvenimenti significativi, ma ce n'è uno in particolare. Ce n'è uno che è particolarmente importante per la nostra ricerca. Questo villaggio, infatti, è stato lo scenario dello scontro micidiale tra i Tapu e lo splendente. Ok. Si pensa che la luce che fuoriuscì dall'ultravarco in quel momento sia l'origine delle mosse Z. Se questa teoria fosse corretta, tutte le mosse Z sarebbero frutto della luce dello splendente, cioè di Necrozma. Tuttavia, i nostri antenati si lasciarono accecare dalla verità e tentarono di controllare la luce di Necrozma. I loro sforzi però ebbero l'unico effetto di ferire e mutilare lo splendente, che, impazzito dal dolore, rubò la luce del nostro mondo. Necrozma fu rinchiuso nella torre Megalopoli e da allora tornò la pace nel nostro mondo. Ma è una pace che non durerà per sempre. Che non durerà a per sempre. La torre non può resistere ancora per molto e la fama dello splendente, la fama di luce di Necrozma, non potrà essere contenuta. Lo splendente ha ceduto alla propria furia, ma in passato era lui la nostra fonte di luce. Noi desideriamo solo riportarlo alla sua forma originale, ma non sappiamo nemmeno da dove iniziare. Durante il vostro viaggio scoprirete qualcosa in merito, vi prego di comunicarcelo. Dopotutto, gli esperti di Mosse Z siete voi. Sì, la uso di continuo. Infatti, cioè, guarda, veramente. Non sono sicuro di aver capito tutto, però questa missione sembra un po' l'ultima spiaggia per quelli dell'ultrapattuglia. Vorrei che potessero essere felici. Vorrei che potessero essere felici anche Necrozma, non sarebbe bello, Samsung? E tutti quanti felici e contenti. Se vuoi puoi comprarti un panetto di coca. Cioè, nel senso,
Poi muori probabilmente, però tanto alla fine si muore, no? Allora, aspetta un attimo che qua, tra l'altro, io effettivamente ce l'ho l'oggetto, gliel'ho dato a lui. Strumenti, prendi. Gli avevo dato il Desidium Z per provare a vincere quella cacchia di battaglia, perché veramente era una cosa imbarazzante non riuscire a farcela. Però non ho capito una cosa, scusate un attimo, io devo andare alla Eder? In tutto hai lottato contro gli altri allenatori 179 volte. Niente male, è andato a senso che la migliore abilità di Pagon. Pensi di poter sconfiggere anche me? Non lo so. Ma che cacchio sei? 179 volte ho fatto. Va bene. Sono molto più della media che di solito faccio. Ora ovviamente abbiamo da allenare Togedemaru, oltre che gli altri in realtà, quindi quello è un po' un casino. Però dai, bene o male, 30, partiamo con un livello abbastanza normale. Per vincere bisogna sapere fare scelte giuste nella lotta, però di tre scelte ti regalo questa lenti scelta. Se la dai a un Pokémon potrà usare solo la prima mossa che ha sferrato, ma la potenza delle sue mosse speciali aumenterà del 50%. Delle mosse speciali? Ok, una dopo l'altra, senza mai fermarti, ogni tanto riprendi fiato. Continua finché non trovi la tua strada. Ben, grazie. Posso vedere un pochettino che cosa possiamo far qua? Beh, in realtà andrei volentieri. Ma là c'è un coso. Andrei volentieri. Salve. Avanti. Chi è? Sono io. E per esempio il potere di del dominante, dobbiamo vederci, ti aspetto sulla spiaggia del cantare. Quanti ne ho presi, scusa? 50? Non è ogni 20? Ma te sei un allenatore. Ma allora? Bravo, vedo che comunque ci siamo capiti. I pesciolini da mandare per allenare Togedemaru sono perfetti. Dove sto andando qua? Questo edificio abbandonato è il luogo dove si svolge la prova. Ma non può entrare senza l'autorizzazione del capitano. Ah, ok. Edificio abbandonato quale? Quale dovrebbe? Quel roboli verde? Non sono alberi? Non è un prato? Tipo, no? Ok. E allora, aspetta, fammi vedere giusto quell'altro e poi voglio provare ad andare a vedere in quella piazzetta lì. Sai cosa vuoi? C'è un Pikachu che conosce Surf. Magari se diventerai un asso del Surf Mountain potrai incontrarlo. Ok. Cos'è un qualcosa da dover fare? Allora, voglio un attimino vedere anche in acqua che cosa troviamo, Quindi per ora giro un attimino anche senza repellente. Che succede? Ci sono troppi frillici, che prurito, che male. Vabbè, meduse. Chiaro. Hello? Ah, va bene. E che succede? Bisogna pisciare su qualcuno? I frillici hanno preso il largo. Non funziona comunque la roba del piscio, eh? Cioè è stato smentita. Cioè non pisciate sulle persone, vi denunciano, credo. E per fortuna sei arrivato tu, grazie. Me la sono davvero vista brutta. Stavo per catturare un frillice, ma si è messo a chiamare aiuto e sono arrivati tanti altri frillici. Non arriva uno. Sono dei giocherelloni, ma non bisogna sottovalutare i loro tentacoli velenosi a forma di velo, altrimenti sono dolori. Comunque è tutto bene quel che finisce bene. Il nostro incontro deve essere stato dettato dal destino, non credi? Come preferisci tu. Che spavento, il cuore mi batte ancora a mille. Voglio darti questo destino in comune per ringraziarti il cuore e come ricordo. Ok. Spero di rivederti, ciao. La tizia ha preso il largo. Ma porca. Ok, io pensavo che lui c'entrasse con quell'altra. E invece tipo ha perso la moglie qua. Cioè una volta qua c'era un faro. Può essere. Palla ombra, ok. No, volevo vedere che Pokémon c'erano in acqua più che altro. Giusto qualcosina, anche se I Pokémon che mi mancano non penso che siano in acqua. Uno lo sappiamo, è Jangmo. L'altro non lo sappiamo. Non lo sapete. Lo sapremo. Ma non è Jangmo. Cioè non sta in acqua comunque. Basta, andiamo avanti. Va che qua ho già capito. Prendiamo schiaffi. Destra manca.
tutti, uno che muore dietro l'altro. Un tesoro messo dentro la bordo di Araquan ed è più sicuro di una, che non è una catastrofe, non credi? Dipende se è velenoso. Potrebbe essere. Cos'è un MT? Il primo passo per trovare risposte è ottenere quante più possibili. Scusa se sono un po' indiscreto, ma quante MT hai? Più di 3. Sicuro. 32. Qui ad Alola c'è un luogo in cui i generatori più forti si riuniscono per stirare l'ultima mossa. Pare che lì si possano ottenere anche diverse MT. Sono contento per loro. Auguri!